come devo vivere questo tempo di avvento? Con umiltà, ripetendo come il centurione: Signore, io non sono degno. A che punto sono nella lotta contro il mio egoismo? È molto facile sentirsi superiori agli altri, ma è decisamente più difficile riconoscere i propri sbagli e dichiararsi inferiore agli altri. Questo atteggiamento dello spirito è molto liberatorio, perché chi è umile accetta le sue debolezze e non deve più apparire migliore davanti agli altri. L'umiltà ci rende semplici e capaci di gioire delle cose semplici. Come ti comporti con le tue debolezze? Le nascondi o le accetti con semplicità e provi a cogliere il messaggio che ti portano per la tua vita spirituale? Vivi questa giornata dando il primato agli altri, non più attirando l'attenzione su di te.